Allora, vi dico anche brevemente che effetto mi ha fatto essere stata invitata in questa situazione. Allora, intanto mi sono spaventata perché ho detto: ma che vado a dire? Cioè, noi psicologi, che con tutta la teoria dell'attaccamento, con tutto il discorso dell'importanza dell'ambiente familiare, con tutto quello che si dice sulla difficoltà anche di proporre qualcosa di alternativo alla famiglia, che vado a dire? Allora, intanto vi dico, sono dei pensieri scompaginati, non è un tutt'uno. Allora, intanto l'ambiente ovviamente influenza la crescita delle persone, però dobbiamo vedere tutto questo non in un'ottica deterministica. L'ambiente è importante, ti dà dei punti di riferimento, ma ti dà anche degli esempi, delle condotte da imitare e così via. Ma nella logica del costruzionismo sociale c'è anche l'individualità delle persone. Infatti ci sono degli studi fatti su grandi criminali che non hanno avuto dei figli criminali, ad esempio, perché resta questo splendido poi fattore umano che butta nel bene, purtroppo butta anche nel male, ma che fa sì che a un certo punto ci possano essere delle scelte diverse, antagoniste. Per quello che riguarda mafia, 'ndrangheta, sicuramente anche Camorra e le altre organizzazioni mafiose, credo che uno dei grandi scogli è che tutto l'ambiente è impregnato di una cultura che ti spinge ad assumere certi atteggiamenti. E come avete detto bene, Enrico ha detto, è anche affascinante questo mondo che si pone in modo così monolitico, così sicurizzante, perché in fondo tutti noi, in parte, siamo dei bambini che hanno paura di fare da soli, che hanno voglia di essere contenuti, che hanno voglia dei grandi padri, delle grandi madri che ti dirigono e che ti in qualche modo deresponsabilizzano. Allora, io credo che sia un provvedimento molto coraggioso questo che è fatto dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Ho letto la scorsa settimana che anche a Napoli hanno tolto 5 bambini. Una bambina addirittura di 8 anni che portava già i panetti di droga in giro, quindi si sta estendendo come mentalità. E io credo davvero, e vi dico, ho letto articoli, sempre in questa anche duplicità, in questo strabismo mentale, per cui da un lato dicevo, però la famiglia è importante, come si fa a portarli via dalla famiglia, dall'altro la famiglia vuol dire questo. E anche gli interventi che voi avete fatto mi hanno molto confortato nell'idea che l'educazione di questa società, che è parallela, diversa rispetto alla società civile, è una cultura molto dura anche nell'ambito delle famiglie. Lei diceva il linguaggio anaffettivo di queste madri, gente che probabilmente lavora sulla anestesia emozionale, perché essere, diciamo, completamente travolti dalle emozioni che ti può dare come madre. Io sono una madre, all'idea che tuo figlio va fuori e non sai che cosa va a fare, non sai se può tornare, è un'emozione tremenda che non, evidentemente loro hanno delle modalità di autodifesa e di metabolizzazione di tutte queste sensazioni. E poi, proprio oggi venendo qui a Rimini, leggevo una rassegna sulla letteratura che riguarda l'adattamento, l'esposizione degli adolescenti alla violenza. E in sostanza tante ricerche fatte in tante nazioni diverse ci dicono un po' più o meno le stesse cose, cioè che quando si vive in ambienti molto violenti c'è un adattamento patologico alla violenza, c'è una specie di desensibilizzazione
che probabilmente può sconfinare nella famosa callosità. La callosità è proprio la capacità di non avere empatia, di non avere pietà per la vittima, di non avere nessun tipo di rebound emozionale sulle cose violente che si fanno sugli altri. Quindi l'esposizione ripetuta a contesti violenti causa una riduzione di tutta l'attività emotiva, probabilmente per non avventurarsi nel grande mare dello stress post-traumatico, eccetera. Quindi c'è una riduzione di tutta l'attività emozionale e c'è anche una capacità di resistere all'angoscia psicologica. Quindi questi ragazzi vivono in territori, in situazioni in cui non, in qualche modo non c'è stato. Mi è piaciuto molto quello che avete detto sul fatto che si offre una possibilità, si offre uno sguardo, si offre un'esperienza. E io credo che questo sia uno delle, in fondo, delle grandi situazioni paradossali in cui ci troviamo come specie umana. Anche se abbiamo tanti input diversi, tante volte non è facile vedere le alternative, anche magari a delle vite banali che fanno, non so, sistematicamente certi errori e così via. E l'avere delle alternative nasce da tanti, diciamo, circuiti culturali, dalla prossimità con gli altri, vedi delle persone che vivono differentemente, vedi delle madri che fanno le madri in un modo diverso dal tuo, vedi degli esempi concreti, ma poi c'è tutto il grande ambito della cultura. Allora, mi ha molto impressionato quando lei diceva a queste donne che hanno visto un film al cinema in tutta la loro vita, che non sono mai state a teatro, che non hanno avuto nessun apporto culturale. Nei loro stipi, nei loro mobili ci sono più armi che non libri o altro. E vedete, l'anno scorso sono andata nel carcere della Dozza con ogni tanto vado per spettacoli teatrali, mi interesso, non faccio, ma mi interesso da lontano di teatro in carcere, e sia nel carcere minorile sia nel carcere vero e proprio. L'anno scorso mi hanno invitato per una piccolissima esibizione di 3 detenuti dell'alta sicurezza, in cui pare che ci siano tantissime difficoltà anche a fare teatro, perché gente che poi ci va, gente che non ci va, anche lì ci sono delle volte delle indicazioni mafiose di non andare perché è una cosa che non va bene fare e così via. E poi ci siamo fermati a parlare con questi detenuti. Allora, uno era una povera creatura, insomma, un burattino nelle mani di altri, lui non sapeva che dire. Ma 2 sono stati per me molto, molto formativi, perché uno ha detto, chiaro e tondo: il carcere mi ha salvato. Io sono venuto qui dentro che non sapevo né leggere né scrivere. E dice: ma hanno imparato a leggere e scrivere, e adesso io leggo sempre. Passo un'intera notte anche a leggere un libro. E poi mi ha detto: ah, professore, leggi Fassone, Fine pena oggi, che in effetti ho letto, che è un libro meraviglioso. Professore, lo devi leggere e parlane ai tuoi ragazzi. E questa è una esperienza. L'altro, un uomo molto angosciato, che diceva: io sono venuto qui dentro che sapevo leggere e scrivere, ma erano talmente tanti anni che non prendevo in mano un libro, che leggevo e non capivo. Riuscivo a codificare tutte le parole, ma non riuscivo a ricomporle nelle frasi. Adesso non faccio altro che leggere. E poi non leggo solo, ma accolgo tutte le occasioni che in carcere mi danno per vedere un film, per sentire parlare un sacerdote, ma anche se viene quello protestante, vado anche dal protestante, e se viene uno che ci parla di buddismo, vado anche dal buddista, perché io ho bisogno di sapere. E
questa persona in particolare poi mi ha detto, in separata sede, che lui è innocente, su questo io non posso dire. Però lui dice che la disperazione, la rabbia, il furore di essere lì dentro per una cosa non commessa da lui è stata totalmente sublimata da questa ripresa potentissima della cultura. Allora, io anch'io credo che la cultura sia un cammino di libertà, un cammino faticoso, perché nessuno ce l'aveva mai detto, che è così faticoso studiare, leggere, cercare di tenersi aggiornati, non lasciarsi prendere dalle abitudini di pensiero e anche dalle nostre abitudini emozionali. Nessuno ce l'aveva detto che era tanto faticoso. Però lì c'è effettivamente un grandissimo nucleo di cambiamento. Quindi a questi ragazzi viene offerta la possibilità di vedere qualcosa di diverso, di respirare un'altra aria, di andare a vedere un film e parlarne con i genitori affidatari o con le persone che stanno in una casa famiglia, in una comunità con loro. Allora, dal punto di vista delle mie competenze, dico anche che bisogna ragionare tanto, sono d'accordo con lei, su questo mondo che li accoglie, perché deve essere un mondo pronto. L'ambiente terapeutico globale, l'ambiente terapeutico globale. L'altro giorno ne parlavo con degli operatori di una grande cooperativa di servizio di Bologna e loro sono bravi, abbiamo discusso molto, li conosco da diverso tempo, hanno accolto con affetto, con interesse, ma anche con criticismo quello che io proponevo per l'ambiente terapeutico globale. In sostanza è l'idea che non c'è differenza fra le piccole e le grandi cose, sono tutte importanti. È importante come si mangia a tavola, parlare insieme della vita nostra, è importante come si tiene la casa. L'aspetto che ha la casa, che ha la propria stanza, è importante il rapporto che si ha con gli altri, come li si costruisce, come si faccia fatica anche a essere relazionali senza usare solo dei medium, dei mezzi, dei tablet, degli Skype, eccetera, proprio essere in relazione con gli altri. L'ambiente terapeutico globale è applicabile tanto alle comunità quanto alle famiglie, ovviamente. E su questa terapeuticità globale bisogna lavorare di continuo, perché nelle mie esperienze ho visto anche comunità molto buone, ma che col tempo magari si rassegnano, si siedono un po', faticano, anche perché avere a che fare continuamente con la sofferenza, la difficoltà, sicuramente non ti carica le pile, bisogna ogni tanto avere supervisione, bisogna avere formazione. Ad ogni modo, io credo molto in questo lavoro molto potente che state facendo. Abbiamo parlato molto di adolescenti, ci sono anche i bambini effettivamente, ma gli adolescenti sono i più inquietanti. E una delle grandi inquietudini che toccano l'adolescenza, questo periodo della vita in cui cambiano troppe cose in troppo poco tempo, per cui c'è la fatica di metabolizzare anche tutti questi cambiamenti, e anche il fatto che adesso i neuroscienziati hanno scoperto da alcuni anni e che una parte del cervello, una zona frontale che pare molto importante, matura dopo i 20 anni. E questa parte è importante perché è quella che presiede ai comportamenti ponderati, equilibrati, alle scelte razionali e anche quella parte che avvisa del pericolo ambientale che tu stai affrontando. Per cui questi ragazzini, cresciuti in famiglie iperviolente, in un ambiente che poi ti porta il rispetto della tua situazione, quindi non sei uno guardato in cagnesco o altro, ma sei guardato con o ammirazione o con
paura, ma sei sempre guardato come qualcuno di molto importante. Ecco, questi ragazzini davvero non credo che possano capire, se non aiutati appunto da provvedimenti di questo tipo. E ho letto vari giornali, che anche Sara mi ha fatto avere, letto varie documentazioni, so che le scelte sono sempre molto pesate e sono sempre molto ragionate, e veramente io non posso altro dirvi che ho molta stima di quello che state facendo. Credo che potrebbe essere davvero uno dei grandi modi per colpire al cuore la mafia e tutto il suo mondo. Potrebbe essere questo, perché togliere i figli è veramente un'amputazione del capitale sociale di quella famiglia, della continuità, del senso della perennità, del senso proprio della tua dinastia. Parlavate proprio di dinastie, no? Di dinastie, quindi è colpire al cuore questo tipo di scelta. Credo che sicuramente bisogna pensare a una rete sociale di aiuto, perché io credo che anche il volontariato possa dare delle mani molto importanti. Non si può lavorare da soli, ormai questo lo si è capito in tutti i modi, non si può lavorare da soli. Quindi il volontariato, il lavoro nelle scuole, che è un lavoro importante. Vi dico una piccola cosa, una piccola esperienza personale, per dire come a volte anche queste istituzioni cozzino fra di loro, non per un progetto di educazione, ma solo per mostrare le proprie priorità. Sono andata a Firenze domenica scorsa a vedere un piccolo spettacolo teatrale, un monologo che dura un'ora e che è intitolato Fa alla fin, è un nome strano, ma praticamente è la storia di un bambino gender fluid, di quei bambini, ragazzini preadolescenti che non sanno se sono più maschio o femmina, innamorato di un maschio ma gioca al pallone, ha la Barbie e si veste a volte da bambina. Ma allora ci sono state delle scuole a Firenze che hanno portato i ragazzini a scuola, che secondo me è encomiabile, per dire ragazzi, e poi fra l'altro è una cosa soft, delicatissima, in cui non c'è niente ma di niente che faccia pensare, che faccia dei retropensieri, è proprio così, molto nudo e crudo, e poi va a finire anche bene con i genitori che capiscono, che supportano e così via. E a Firenze è successo un po' un bel pasticcio, perché la curia si è buttata a dire che era uno spettacolo indegno, che allora intanto c'è stato un primo risultato, che il teatro era vuoto ed è diventato pieno dopo questa decisione della curia. Il teatro era stracolmo, persino nelle scalinate, e c'erano gli organizzatori che dicevano mai vista tanta gente così in un pomeriggio domenicale. Allora, le scuole che devono aprirsi a discutere di non solo di gender fluid, ma parlare di mafia, parlare di violenza, parlare di scelte. Io credo che un progetto straordinario come questo debba avere non solo degli aiuti istituzionali consistenti nel termine dei progetti che vengano finanziati e così via, ma debba anche poter fruire di una grande trama sociale di aiuti, dal volontariato, che mi sembra anche quello un campo molto interessante, in cui c'è un po' di tutto, del bene, del male, di tutto, e le scuole e tutte le istituzioni culturali, anche proprio pensare a un qualcosa che accoglie, che sradica dalle radici quello che è un male nostro italiano, perché è vero che ormai questa mentalità, parlavate all'inizio, no? La mentalità, ma era Falcone stesso, no? Che diceva della mentalità mafiosa che abbiamo tutti quanti, che possa essere vinta e sradicata, perché tutto sommato così breve è il nostro passaggio nel mondo.
tanto bisogno c'è di lasciare segni, di far emergere cose, di fare nascere delle speranze. Grazie.